Arginare l'ondata, crescono contagi e ricoveri, anche oggi siamo sopra quota 10.000 nuovi casi, le regioni invocano nuove misure restrittive soprattutto nei confronti dei non vaccinati. In Austria da lunedì due regioni tornano in lockdown, il virus corre forte in tutta Europa, in Germania oltre 65.000 contagi in 24 ore e per la prima volta arriva il Green Pass obbligatorio. L'assegno unico universale per figlio, il Consiglio dei Ministri vara il decreto attuativo, andrà chiesto all'INPS da gennaio via alle domande i bonifici a partire da marzo. Al Senato la manovra di bilancio ha introdotto importanti novità, addio al cashback e rimodulata la lotteria degli scontrini, arrivano anche nuovi limiti all'utilizzo dei contanti. Prima giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, la Chiesa italiana chiede perdono a quanti hanno ricevuto sulla propria pelle e nel proprio cuore ferite così gravi. Buonasera, in appena 7 giorni i casi di contagio sono aumentati nel nostro paese del 32%, il livello di allarme continua a innalzarsi e si intensifica il pressing delle regioni sul governo per introdurre misure più restrittive. Federico Plotti. Dopo mesi di zero restrizioni potrebbero tornare in Italia le zone gialle, ma forse più in là e non da lunedì prossimo come si è pensato in questi ultimi giorni. Provincia autonoma di Bolzano e soprattutto il Friuli Venezia Giulia restano comunque in bilico. L'incidenza ormai ha abbondantemente superato le soglie di guardia, ma le ospedalizzazioni che nell'ultima settimana hanno comunque fatto segnare un forte rialzo restano, anche se di pochissimo, sotto il tetto di allarme, fissato al 15% dei posti disponibili occupati in terapia intensiva e al 10% nei reparti ordinari. L'ultima parola spetterà al Ministero della Salute, non prima però di aver valutato il consueto report sull'andamento dell'epidemia dell'Istituto Superiore di Sanità che verrà reso noto domani. Nel frattempo aumenta il pressing delle regioni sul governo con la maggioranza dei presidenti che chiede, in vista di nuove possibili restrizioni, che vengano presi in considerazione altri criteri per evitare chiusure generalizzate. Non è giusto che il 90% degli italiani che ha scelto il vaccino venga tenuto sotto scacco da un 10% che invece continua a rifiutarlo. Per salvaguardare la salute dei cittadini e nello stesso tempo permettere all'economia di continuare la sua ripresa, i governatori chiedono un Green Pass rafforzato e che i prossimi eventuali divieti riguardino solo le persone non vaccinate. Intanto continuano a salire i contagi spinti dalla variante Delta, prima responsabile della quarta ondata che sta travolgendo tutta Europa. Anche oggi sono oltre 10.500 le nuove infezioni con un indice di positività in leggero calo, 1,7%, ieri era all'1,9%. Nell'ultimo bollettino in crescita i ricoveri anche nei reparti di terapia intensiva, 69 i decessi. In particolare il nord-est a contare il maggior numero di contagi in questa fase. Per noi da Gorizia il nostro inviato Vito De Torre. Buonasera Vito. Sì, buonasera. Numeri mai così alti in Friuli Venezia Giulia. I casi di contagio nell'ultima settimana sono aumentati del 73%. È il Friuli Venezia Giulia ad avere i numeri peggiori in questa quarta ondata. Pensate che la percentuale di positività al tampone è all'8%, 4 volte in più della media nazionale. Trieste e Gorizia sono le città più colpite da questa quarta ondata. Trieste sconta gli assembramenti e le manifestazioni Novax dei giorni scorsi, Gorizia invece sconta la vicinanza con la Slovenia, dove la situazione è davvero drammatica. La Slovenia è distante da qui poche centinaia di metri. Vi do soltanto un dato per cercare di spiegare quello che sta avvenendo dall'altra parte del confine. Su 9.000 tamponi eseguiti oggi, più di 4.000 sono risultati positivi. Il 92% dei posti in terapia intensiva in Slovenia sono occupati da persone affette da coronavirus. E qui in Slovenia gli scambi di persone, di merci, sono frequentissimi, sono quotidiani. Questo davvero preoccupa moltissimi. C'è però una differenza in questa città, divisa da un lato Nova Gorica slovena, dall'altra Gorizia italiana. C'è una differenza e questa è rappresentata dai vaccini. Gorizia è vaccinata in media, in linea con la media nazionale, invece a Nova Gorica slovena ben un cittadino su due non è vaccinato. Per il momento è tutto da Gorizia, la linea può tornare allo studio.
Se da noi il contagio, pur in costante rialzo, rimane ancora entro, diciamo, dei limiti di guardia, non si può dire lo stesso in Germania, dove i nuovi casi sono 65.000 in 24 ore, e in Austria almeno due regioni da lunedì tornano in lockdown. Francesco Durante. Non siamo mai stati così preoccupati. Prevediamo un Natale davvero terribile se non si adottano seri provvedimenti. Gli scienziati tedeschi lanciano l'allarme per la grave emergenza sanitaria che sta vivendo la Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 65.000 nuovi contagi, un record assoluto dall'inizio della pandemia. Per fronteggiare la quarta ondata del Covid, il Parlamento federale ha approvato una nuova legge con ulteriori restrizioni, tra cui l'introduzione del Green Pass sul posto di lavoro e sui mezzi pubblici. Stretta nella morsa del virus anche l'Austria, con le infezioni che viaggiano al ritmo di 15.000 al giorno. E da lunedì in due regioni scatterà il lockdown generale per tutta la popolazione, dunque anche per chi ha ricevuto il vaccino. A Vienna la polizia ha avviato una serie di verifiche a tappeto sul possesso del certificato verde. È giusto che ci siano dei controlli. Ho una figlia di quasi un anno. Sono preoccupata per lei, confida Martina. Io stessa sono vaccinata, ma la mia bambina non è protetta. Sappiamo infatti che il Covid può essere trasmesso anche da persone vaccinate. E quindi sono contenta che si vigili con attenzione. Intanto in Russia è stato raggiunto un nuovo record di decessi riconducibili al coronavirus, 1251 nell'arco di 24 ore. Oltre 37.000 invece gli ultimi contagi registrati in tutto il paese. Veri e propri programmi di reclutamento con tanto di addestramento alla guerriglia urbana. Dalle indagini della Polizia di Stato emerge come alcuni gruppi di Novax si stessero preparando a colpire Marino Galdiero. Giornalisti, politici, infettivologi, attori erano presi di mira da un'associazione di Novax scoperta dalla polizia postale della Liguria che tramite account falsi pubblicava post denigratori. Avevano come simbolo una W racchiusa da un cerchio di colore rosso. Gli affiliati prendevano il nome di Guerrieri Vivi. La DDA di Genova ha disposto nei confronti di 29 di loro le perquisizioni. 5 di queste sono state eseguite dalla Digos di Firenze. I proseliti venivano agganciati su Facebook e poi invitati su Telegram. Una volta entrati nelle chat di reclutamento, gli aspiranti guerrieri dovevano ascoltare una serie di audio registrati da una voce contraffatta. Le registrazioni parlavano dell'instaurazione di un nuovo ordine mondiale governato da intelligenze artificiali e si ipotizzavano parallelismi tra il regime nazista e l'attuale situazione di emergenza. L'addestramento era finalizzato a compiere azioni di vandalismo contro i centri vaccinali, sabotare la campagna di immunizzazione. I reati ipotizzati vanno, a seconda delle diverse singole posizioni, dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all'istigazione, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti. L'indagine era stata avviata per identificare gli autori di minacce rivolte al presidente della regione Liguria Toti e all'infettivologo Bassetti. Il Consiglio dei Ministri approva il decreto attuativo sull'assegno unico universale per figlio che sostituirà detrazioni fiscali e assegni al nucleo familiare da marzo del 2022. Da gennaio il via libera alle domande. Augusto Cantelmi. Da gennaio si può inoltrare la richiesta all'INPS, a marzo arrivano i soldi direttamente sul conto corrente via libera del governo al decreto attuativo sull'assegno unico per i figli. Il provvedimento, che dovrà passare ancora al vaglio delle commissioni parlamentari e poi di nuovo in CDM, accompagnerà i figli dal settimo mese fino ai 21 anni. Una soddisfazione per le famiglie del nostro paese, per più di 7 milioni di famiglie con i figli che riceveranno un assegno, una misura stabile, un investimento economico importante, una misura che nel complesso costa circa 20 miliardi di cui 6 aggiuntivi. Una misura chiara di sostegno alla natalità e di sostegno al lavoro straordinario e il ruolo straordinario che le famiglie hanno nel nostro paese. Gli importi saranno parametrati all'ISEE, sotto i 15.000 euro per avere il massimo dei benefici, oltre i 40.000 per avere comunque almeno il minimo. Nessuna famiglia, se vorrà, resterà quindi fuori dal contributo che andrà dai 50 ai 175 euro al mese. Per le famiglie numerose previsti aiuti fino a oltre 1.000 euro al mese. A partire dal terzo figlio è previsto
prevista una maggiorazione tra i 15 e gli 85 euro a figlio, mentre i nuclei con 4 figli o più riceveranno un'ulteriore maggiorazione forfettaria da 100 euro al mese, maggiorazioni anche per le famiglie con figli disabili. Una maggiorazione a favore delle famiglie con figli sia minori che maggiorenni con disabilità. La manovra economica messa a punto dal governo all'esame del Senato per ottenere l'approvazione. Tra i punti tante le discussioni, anche il limite all'utilizzo del contante e lo stop al cashback voluto dal governo precedente, mentre rimane, ma in una versione riveduta e corretta, la lotteria degli scontrini. Caterina Dall'Oglio. Dal 1 gennaio cambia tutto. Da questa data non sarà più possibile pagare più di 1000 euro in contanti per qualsiasi tipo di acquisto. Si passa dunque dagli attuali 2000 euro ai 1000, un'ulteriore stretta al tetto del contante decisa dal decreto fiscale legata alla legge di bilancio 2020 varata dal vecchio governo. Gli italiani tuttavia non sono abituati a pagare con carte di credito o debito e una delle misure che era stata pensata per spronarli era proprio quella del cashback, poi bloccato dal governo Draghi. I numeri parlano di 81 transazioni contro una media annuale di 146. L'Italia infatti si trova al 25esimo posto su 27 per numero di transazioni pro capite con carta. Archiviato quindi il cashback, il Ministero dell'Economia, per favorire i pagamenti digitali, vorrebbe semplificare la lotteria degli scontrini, che fino ad ora non ha avuto un grande successo tra i commercianti, specialmente nei negozi più piccoli. L'obiettivo adesso è quello di sviluppare un software ad hoc da installare direttamente sui registratori di cassa telematici, così da permettere l'estrazione in tempo reale. Tra le altre misure c'è l'aumento del credito d'imposta sulle commissioni pagate dagli esercenti per l'utilizzo dei POS dal mese di luglio 2021 al 30 giugno 2022. Andiamo adesso al confine tra Polonia e Bielorussia, dove almeno 100 profughi nelle ultime ore sono stati arrestati e rispediti indietro. Marco Burini. Eccoli i primi iracheni rispediti indietro, con la morte nel cuore, visto che molti di loro sono curdi o yazidi, che hanno tutto da perdere a tornare in Iraq. Ma lo stesso vale per Siria, Afghanistan, Yemen, paesi distrutti da guerre in cui noi europei, in un modo o nell'altro, siamo intervenuti. Adesso però guai ad accogliere qualche migliaio di migranti. Se non proteggiamo e difendiamo in modo deciso i nostri confini, centinaia di milioni di persone dall'Africa e dal Medio Oriente cercheranno di arrivare in Europa e soprattutto in Germania, dice il premier polacco alla tedesca Bild. Siamo determinati a proteggere i nostri confini con tutti i mezzi, aggiunge Morawiecki. Una propaganda martellante che però non convince tutti i suoi connazionali. Il regime bielorusso è crudele con i rifugiati, ma perché allora le forze dell'ordine polacche, per usare una metafora che ogni polacco dovrebbe intendere, scortano questi profughi fin sotto i cancelli del lager? Domandano alcuni cittadini in una lettera al governo di Varsavia. Per chi varca il confine c'è l'arresto immediato, come è successo a 100 di loro la notte scorsa. Scene brutali di cui approfitta il grande alleato di Lukashenko, Putin. Mi dispiace per i bambini, sono piccoli e gli occidentali dimenticano i loro obblighi umanitari. Più credibili i cittadini polacchi. Il nostro spirito umanitario è messo a dura prova e con l'inverno la situazione diventerà drammatica, dicono gli abitanti di Białowieża, foresta primaria d'Europa, patrimonio dell'umanità per le piante e gli animali. E questi umani a chi interessano? Ancora due morti sul lavoro, entrambi in Lombardia. In Brianza un camionista è stato schiacciato dal carico del suo mezzo, a Milano un operaio è precipitato da un ponteggio. Alessandra Camarca. E l'altezza del parapetto, Davide, 88 centimetri. Succede ancora di morire sul lavoro. Solo oggi sono decedute due persone. Un operaio bergamasco di 64 anni è caduto da un'impalcatura a Milano. Era su un ponteggio a circa 5 metri d'altezza quando è precipitato al suolo. Sembra che la corda di una trave abbia ceduto e per il contraccolpo l'uomo sia precipitato. L'operaio era impegnato nei lavori di ristrutturazione in una villetta. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo. Un altro incidente mortale sul lavoro è avvenuto poco distante da Milano, a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. La vittima è l'autista di un camion. L'uomo, di 50 anni, è morto schiacciato dal carico del TIR, pesante circa 3 quintali. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti automedica, ambulanza del 118 e vigili urbani, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare.
Un pulmino per il trasporto di persone disabili è finito sui binari della linea ferroviaria Bologna-Piacenza in provincia di Parma e poi è stato urtato da un treno in arrivo. Un giovane a bordo è morto, un altro è rimasto ferito in modo grave. Feriti in modo apparentemente meno serio anche l'autista e una donna. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, il pulmino si trovava su una strada adiacente alla ferrovia. Il conducente avrebbe perso il controllo in una curva a gomito e sarebbe così finito sulle rotaie. La cronaca nelle ultime ore ci racconta ancora, purtroppo, di uomini che uccidono moglie e figli con efferrata violenza. Il servizio di Barbara Masulli. Modena, Sassuolo, Montese, qualche manciata di chilometri distanti l'uno dall'altro e per uno strano scherzo del destino accomunati nelle ultime ore da tre femminicidi in tre giorni. L'ultimo questa mattina a Montese, dove un 71enne ha ucciso la moglie e poi ha tentato il suicidio. Martedì invece a Modena un 48enne ha ammazzato sua madre e poi avrebbe confessato il delitto a un amico. Ieri la strage familiare di Sassuolo. Qui in Viale Manin Nabil Dahari ha tolto la vita all'ex compagna Elisa Pulas, che lo aveva lasciato, ai figli che avevano in comune e alla suocera Simonetta Fontana, anche lui poi si è suicidato. La violenza ha una tale estensione, una tale profondità che ancora non riusciamo a quantificarla nel vero senso della parola, proprio quantificare quante famiglie sono vittime di queste modalità di vita. Dall'inizio della pandemia c'è stato un incremento delle violenze? Sicuramente c'è stato un incremento. È aumentata la denuncia, è aumentato da parte delle donne richieste di consulenze psicologiche. Martedì a Vetralla un altro orrore. Mirko Tonkov, che aveva ricevuto un divieto di avvicinamento alla casa dove vivevano ex compagna e il loro figlio, ha ucciso il bambino. Ha senso disporre un divieto di avvicinamento? Fin quanto non troviamo un sistema, può essere il braccialetto elettronico, può essere quello che ci pare, però se non troviamo il sistema per bloccare questi individui subito, immediatamente, questi individui si avvicinano. Perché questo accanimento nei confronti dei figli? Lui che cosa pensa? Ha ucciso lei? È finita. No, le uccido il figlio, manco non fosse proprio figlio suo, uccido il figlio e d'altra parte una donna che uccide un figlio penso che sia la cosa peggiore che possa capitare. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti e di un suo consulente. Tra gli indagati per riciclaggio e frode fiscale, in un'indagine su una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo che sarebbero servite per riciclare proventi di una evasione fiscale. Il maltempo non dà tregua. Anche oggi il meridione fa i conti con il brutto tempo, mentre la Sicilia conta i danni delle alluvioni. In Puglia, in particolare nel Leccese, piogge torrenziali hanno allagato campi e abitazioni. Maurizio Dischino. Giornata di tregua in Sicilia dopo 12 trombe d'aria, grandinate, bombe d'acqua e nubifragi che nei giorni scorsi hanno nuovamente ferito l'isola a distanza di una settimana dal devastante maltempo nelle province sudorientali e sudoccidentali. Questa volta le conseguenze sono state più gravi. A Modica, in provincia di Ragusa, un uomo di 53 anni, Giuseppe Ricca, ieri è morto a causa della violenza di una tromba d'aria che lo ha scaraventato contro un cancello appena uscito di casa. Oggi lutto cittadino per la morte dell'uomo titolare di un bar. Sempre a Modica, ieri una coppia di 60enni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una porta staccata con violenza dal vento. Nel Ragusano e nel Siracusano 300 gli interventi da parte dei vigili del fuoco. Augusta ancora una volta è stato tra i comuni più colpiti dal maltempo. Molte le case e i negozi invasi dall'acqua. Attraversa Sant'Annera, in provincia di Siracusa, 2 famiglie hanno trovato rifugio sul tetto della loro casa e sono state individuate da un elicottero dei vigili del fuoco e tratte in salvo dai sommozzatori. Ripresa oggi la circolazione dei treni della linea Palermo-Agrigento, interrotta ieri sempre per il maltempo. Situazione critica anche in Puglia dalla notte scorsa. Nel Salento, in particolare ad Otranto, registrati allagamenti di case, scantinati e campagne per le abbondanti piogge. In città oggi le scuole sono rimaste chiuse. Una tromba d'aria marina ed una grandinata questa mattina hanno investito Santa Cesarea Terme. La Protezione Civile Pugliese ha fatto scattare l'allerta gialla per il rischio idrogeologico.
Si terrà a Roma dal 22 al 25 novembre la 75esima Assemblea Generale Straordinaria della CEI. I lavori dell'Assise saranno aperti lunedì da un incontro riservato dei Vescovi con Papa Francesco. L'Assemblea sarà dedicata al cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, avviato lo scorso maggio. Martedì l'introduzione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Gualtiero Bassetti. Ascoltare, tutelare, proteggere e curare sono le parole chiave della prima giornata di preghiera per le vittime di abusi che si svolge oggi in tutte le diocesi italiane. In servizio di Nicola Ferrante. Nocciolo fondamentale da cui prendono vita e linfa gli abusi, non solo quello sessuale, è il potere. Potere usato dal ruolo dei nostri abusatori o abusatrici. Parla in modo diretto, è una vittima di abusi da parte di esponenti ecclesiali e parla, segno dell'inarrestabile vento nuovo che soffia, a un convegno diocesano. Prima giornata di preghiera per vittime sopravvissuti agli abusi, l'Italia prega e agisce. Qui siamo a Milano, adorazione eucaristica, poi messa celebrata dall'Arcivescovo, ma sono tante le iniziative da nord a sud dello Stivale in agenda soprattutto stasera. A Bologna già sabato scorso un seminario di riflessione. Per prevenire, il nostro grande impegno è questo, non solo pregare, accogliere le vittime, ascoltarle e accompagnarle in cammini di recupero, ma anche quello soprattutto di prevenire gli abusi. Si va completando la rete degli sportelli diocesani, elenco nazionale disponibile sul sito Tutela Minori CEI con tutti i contatti. Aperto oggi in una data dunque significativa il centro nella diocesi di Palermo, mentre quella di Bolzano si è messa in ascolto delle vittime. Mi aspetto che la Chiesa sia capace della stessa onestà per stare in piedi alla sua di fragilità, senza prendere scorciatoie. A noi vittime non sono state concesse. Il dolore lo abbiamo dovuto attraversare tutto per poter rinascere. Perdono e accompagnamento è il percorso a cui lavoreranno i centri di ascolto, ma anche a un altro atto decisivo. Per denunciare alle autorità pubbliche, come si sono impegnati a fare i vescovi già da 2 anni, come impegno morale nei confronti di tutte le persone che possono aver subito abusi. Un'indagine onesta, indipendente e un'azione informata. Non possiamo ripristinare una fiducia infranta se non entriamo nel cuore della questione. Lo sottolinea il Cardinale O'Malley, presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, in un messaggio alla giornata europea dedicata all'azione di prevenzione e cura per le vittime di abusi sessuali. Un richiamo alla responsabilità dei personaggi pubblici nel confermare le loro posizioni alla fede e alla morale della Chiesa. I vescovi statunitensi puntano sul dialogo, ma confermano le linee del Magistero riguardo all'Eucaristia. Cristiana Caricato. Era stato battezzato documento sulla coerenza eucaristica. Più saggiamente, i 300 vescovi americani riuniti a Baltimora in assemblea plenaria hanno prodotto un testo dal titolo Mistero dell'Eucaristia nella vita della Chiesa, che rivela l'orizzonte pastorale in cui si vuole collocare uno dei temi caldi degli ultimi mesi. Con 222 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti, la Conferenza Episcopale Americana ha dato il placet a un documento che rilancia il Magistero cattolico sulla comunione, riuscendo con attenta maestria ad evitare uno scontro drammatico sul concedere o meno l'Eucaristia a politici che, pur dichiarandosi cattolici, appoggiano legislazioni a favore dell'aborto, ma anche eutanasia e unioni tra lo stesso sesso. Nelle 26 pagine non si fa riferimento esplicito al presidente Joe Biden o alla speaker della Camera Nancy Pelosi, entrambi cattolici e pro-choice, e all'opportunità che accedano al sacramento, ma si richiama la responsabilità dei personaggi pubblici nel confermare le loro posizioni alla fede e alla morale della Chiesa. Ha vinto quindi la linea del dialogo e dell'ascolto reciproco, fortemente caldeggiata in una lettera dal prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Luis Ladaria, per evitare una spaccatura traumatica per il cattolicesimo statunitense. Il rischio era una strumentalizzazione politica in un senso o nell'altro del sacrificio di Cristo. Una soluzione, quella trovata, che però non smorza le polemiche che, nell'affidare ai singoli vescovi il compito di porre rimedio a situazioni che comporta
esistano azioni pubbliche in contrasto con la legge morale della Chiesa, di fatto lascia aperte tutte le possibilità, anche quella di negare l'Eucaristia a politici cattolici che ammettono l'aborto. La questione non era entrata nel colloquio tra Biden e Papa Francesco in Vaticano lo scorso 29 ottobre, ma il presidente americano aveva subito dopo riferito una battuta del pontefice, una sorta di via libera ad accedere all'Eucaristia. Una guerra mediatica che forse non guarda il problema più grave. Solo il 30% dei cattolici americani crede che l'Eucaristia contenga il corpo e il sangue di Cristo. D'ora la musica con il ritorno dei Modà, per loro un nuovo album che è anche un viaggio introspettivo, talvolta doloroso, raccontato con sincerità nell'intervista di Silvio Vitelli. Negli ultimi anni mi sono chiuso un po', uscivo poco, non mi piaceva stare in mezzo alle persone, invece la vita è fuori, non è in casa. Sedetevi comodi, comincia lo show, quello dei Modà, che dopo un periodo buio, complice anche la pandemia, tornano con un nuovo album dal titolo decisamente benaugurante, Buona Fortuna parte prima. Comincia lo show, denuncia il bullismo digitale, mentre un'altra traccia, Non ti mancherà mai il mare, che Silvestre la dedica a sua figlia, invitandola a non compiere i suoi errori. C'è spazio anche per l'Alzheimer, nella tenerissima Scusa se non lo ricordo più. Nasce da un'intervista che ho letto di Lino Banfi, dove raccontava la malattia di sua moglie. A Lino gli chiedeva cosa succederà quando non mi ricorderò più niente. E lui dice, vorrà dire che ci ripresenteremo di nuovo. Io ci ho trovato tanta tenerezza e tanto romanticismo. Checco, il tuo viaggio introspettivo tocca uno dei punti più alti con la canzone Buona vita, buona fortuna, buona luna. La dedichi ad una donna che raccoglie le stelle come fossero conchiglie. Di chi si tratta? Questa donna sono io, ho raccontato questa storia attraverso la fragilità di una donna, forse perché la mia parte più fragile è quella che scrive le canzoni, che inizialmente forse me ne vergogno, forse non lo volevo neanche dire, però poi alla fine ho capito che non c'è nulla da vergognarsi, ecco. Avanti un altro. Adesso una breve pausa, ci vediamo fra poco. Bentornati in studio. Cresce la curva dell'influenza. La scorsa settimana l'incidenza ha raggiunto i 4,2 casi per mille assistiti, un valore più che doppio rispetto allo stesso periodo della stagione 2019, l'ultima pre-pandemia. È tutto, il TG torna alle 20:30, ora il meteo e poi la messa. Buona serata.